Un mio amico storico del diritto nel Medio Oriente antico ed esperto di cose ebraiche, antiche e contemporanee, mi ha scritto recentemente un suo parere sull'attuale tristissima, drammatica, tragica situazione della guerra in atto nel territorio che corrisponde ai due stati di Israele e palestinese. In questi giorni molto tristi, perché ogni giorno facciamo la conta dei morti, ma ogni morto vale quanto l'umanità intera, bambino, adulto, anziano o giovane che sia, in questi giorni tristissimi, terribili, le piazze, le strade di molte città del mondo si vanno riempiendo di manifestanti e anche all'interno dei gruppi familiari ci sono pareri, modi di pensare, modi di dire che si accavallano, si alternano, ovviamente. La questione non è rimanere inerti oppure rimanere coinvolti emotivamente per tanti morti. La questione è capire esattamente quali sono le forze in campo e che cosa sta accadendo. È facile per chi non sta nei teatri di guerra e delle violenze trovare i nostri e i loro, gli indiani che arrivano e i cowboy che si difendono o viceversa. Nel caso della guerra in atto, della violenza in atto, anche bellica, nei territori della striscia di Gaza e in Israele, spesso si tende a contrapporre i due stati di riferimento. Israele, che sarebbe gendarme nell'immaginario di molti di noi, a guardia di attacchi dovunque essi vengano, da qualsiasi parte provengano, e dall'altro lato invece lo Stato di Palestina, una striscia che si identifica dentro il territorio di Israele, sarebbe il contrattacco. È troppo facile pensare a due contendenti. Quando i contendenti sono due, è normale, scrive il mio amico e ha ragione, che si parteggi per uno dei due. Se parteggi per uno sei contro l'altro, se parteggi per l'altro sei contro l'uno. Ma le cose sono, come sempre, un po' più complesse di come le possiamo immaginare. Anzitutto i contendenti. È Hamas che ha fatto il primo passo di attacco? È lo Stato palestinese? È lo Stato di Israele? Sono forze locali, gruppuscoli, che non riescono ad eseguire ordini di autorità statali? Ecco, questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre. Non bisogna identificare subito gli stati, perché i missili non sono firmati. Provengono da certe zone di quei territori in conflitto. Prima di dire è stato lo Stato X che attacca e lo Stato Z che si difende, dovremmo dire quali sono questi folli, a volte neanche governabili, perché fuori dagli schemi bellici, dagli eserciti, dai ministri degli interni, dai ministri della guerra, dai ministri degli esteri, questi folli che decidono di intraprendere un'azione violenta con l'uso di armi che sono armi molto avanzate. Ovviamente quando dei gruppuscoli più o meno organizzati e non sempre etichettabili fanno delle azioni violente, coloro che ricevono tali azioni, che non sono in primo luogo gli stati, ma le persone che perdono piccoli, adulti, grandi, che perdono case, le persone che reagiscono, contro chi reagiscono? A ben vedere non c'è una reazione contro un'azione di uno Stato, ma ci stanno reazioni contro azioni di persone non ben identificate e che quindi non sono neanche governabili da parte dei poteri politici locali e neppure da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
le aspirazioni, anche legittime, quando diventano violente, in qualche modo innescano solamente reazioni a catena, perché coloro i quali perdono i propri cari in un territorio di Israele o di Gaza legittimamente devono difendersi, e spesso l'unico modo di difendersi in certe zone caldissime è contrattaccare. Il rischio è che piccoli gruppi radicali che non riescono a coesistere, che non riescono a trovare altra via che quella della violenza armata, questi gruppi potrebbero dettare le leggi delle azioni e delle reazioni degli stati e anche dell'organizzazione internazionale. Cito l'ultimo caso per invitare a una riflessione più che dare una soluzione. Abbiamo sentito, fra gli ultimi casi drammatici, quello di un attacco a una scuola che è sotto la protezione internazionale dell'ONU. Chi ha attaccato lo vedremo, chi ha perduto lo vedremo, però di fatto è un organismo protetto internazionalmente che viene assalito con carneficina connessa accanto alle strutture. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha garantito perfino le coordinate in maniera che con i mezzi tecnologici si può sapere dov'è quel territorio e chi sta in quel territorio con i mezzi GPS. Eppure si attacca ugualmente e si attacca magari all'impazzata, uccidendo inermi persone, ma anche terroristi che pare comincino a usare i civili e gli inermi come scudi umani. La questione allora, e inviterei a pensare in questa direzione, non è a chi diamo la palma del violento e a chi la palma invece del martire e a chi la palma del difensore. Il problema è trovare delle modalità, possibilmente non violente, per identificare coloro che vogliono seminare zizzania e incendiare un territorio e insieme con quel territorio creare problemi per l'equilibrio politico internazionale.